Mi fa molto piacere che con un'operazione, devo dire, anche intelligente dal punto di vista del risparmio, si utilizzi questa struttura che era di Poste per promuovere lo sviluppo economico. Ovviamente siamo a disposizione del governo e del ministero per rafforzare la capacità di questa struttura di operare nell'ambito dello sviluppo economico. Voglio ricordare a tutti che la Regione Puglia nel 9 anni della mia presidenza è cresciuta dal punto di vista economico a un ritmo doppio rispetto a quello dell'Italia come PIL, e questo ovviamente significa che le politiche economiche di promozione dello sviluppo della Regione Puglia hanno avuto un grande successo. Oggi abbiamo fatto la cabina di regia della ZES con il Presidente del Consiglio Meloni, stiamo a vedere se il disegno strategico del superamento della questione meridionale avrà successo. Noi ovviamente stiamo sostenendo il governo, come ha appena detto il ministro Urso, in tutte le sue iniziative, quelle, come le vogliamo chiamare, almeno potabili, perché poi ce ne sono alcune che non si possono proprio bere, ma quelle potabili noi le stiamo sostenendo. Abbiamo creato, grazie alla città, soprattutto ai cittadini, un clima nel quale il governo sta lavorando per la soluzione della crisi dell'Ilva, mi auguro con maggiore trasparenza e con maggiore intelligenza rispetto al passato, ai passati governi, perché vi ricordo che l'altra volta hanno consegnato la fabbrica al suo principale concorrente, cosa che io ho detto per una vita scolandomi e passando per una Cassandra. L'altra cosa che pure non veniva accettata per nessuna ragione era la decarbonizzazione della fabbrica. Entrambe queste due cose, la cacciata della Morselli e di ArcelorMittal, quindi mi auguro con un bando che favorisca la decarbonizzazione, sono i due elementi sui quali si è trovato un accordo assolutamente positivo allo Stato tra Regione e Governo, in particolare con il Ministro Urso, al quale devo dare atto di lealtà, trasparenza, rapidità. Quando c'era qualche cosa che non andava, una telefonata di qualche minuto, normalmente ha prevenuto qualunque tipo di equivoco.